il 7 ottobre 2019 ha preso avvio la seconda edizione del progetto L'Officina della Scultura, gli atelier nascosti. È un progetto unico nel suo genere perché non c'è distanza tra chi osserva e l'opera d'arte e i materiali con cui è stata realizzata questa opera d'arte. Ti conduce nella parte quindi progettuale, ti racconta il processo creativo utilizzato da ogni singolo artista per arrivare a quella opera che poi puoi osservare in diversi musei, nelle collezioni private. Quest'anno sono stati coinvolti accanto allo studio di Piero Cattaneo, che è un po' il cuore di questa iniziativa, lo studio archivio di Nanni Valentini, lo studio di Kenjiro Azuma. A queste visite sono stati poi affiancati dei laboratori didattici riservati alle scuole, molto esplicativi e interessanti, tutto offerto in modo gratuito proprio per consentire anche ai più piccoli di entrare a contatto con un modo di fare arte che ormai non ci appartiene più. Aprire questi luoghi è un po' come aprire degli scrigni che si sono conservati nel tempo, perché sono luoghi solitamente che sono sopravvissuti ai loro stessi artefici. In qualche modo continuano a vivere anche se l'artista che li ha creati, li ha pensati, li ha vissuti non c'è più. E quindi il poterli visitare, poterli toccare, sperimentare i materiali, gli attrezzi usati, i macchinari inventati da ciascun artista, è un'esperienza unica che ti consente di entrare anche nella poetica dell'artista, di ogni singolo artista, con più consapevolezza. È un patrimonio ricchissimo e questo progetto vuole quindi scoprire questi luoghi, riscoprire, metterli in connessione tra loro, creare una rete e un domani renderli accessibili almeno una volta all'anno, quindi almeno annualmente, a tutti. Vorrei che tutte queste voci così valide, ciascuna nella sua specificità, avessero una visibilità che ora quindi non hanno. Questo è un po' l'obiettivo di Officina della Scultura, uno sguardo su una pratica artistica che ha dato moltissimo nel secolo passato, ma che ci ha lasciato un messaggio forte su questo secolo che stiamo vivendo.